All'interno del workshop Osservo, creo, racconto, che ha visto lavorare insieme studenti di architettura e del liceo artistico Cottini di Torino, è stato proposto il progetto Oltre la visione, per avvicinare gli studenti a comprendere il ruolo dominante della vista per la conoscenza dei luoghi. Hanno così vissuto un'esperienza percettiva, sperimentando un diverso modo di vedere il borgo medievale attraverso un sopralluogo fatto ad occhi chiusi. I ragazzi hanno infatti cercato di scoprire il borgo attraverso il tatto, i suoni e i rumori e interpretando le varie sensazioni percepite in un percorso fatto di buio, ma soprattutto di nuove sensazioni mai considerate o vissute prima. Hanno successivamente ripercorso il borgo a occhi aperti, rivivendolo in un'alternanza tra rispondenze e diversità percepite. Questa esperienza percettiva ha condotto gli studenti a meditare sul ruolo della vista nel conoscere quanto ci circonda, avvicinandoli alla fase successiva di questo progetto, in cui l'architetto ed ex docente di storia dell'arte al liceo Grazia Baroni ha guidato gli studenti a scoprire il mondo da non vedenti, nel quale da alcuni anni vive. Gli studenti hanno successivamente provato a dar vita alle sue parole in un progetto grafico pittorico guidato da Claudio Rabino, tentando di restituire su otto grandi tele un percorso alla scoperta del borgo, narrato attraverso l'interpretazione della sua visione odierna, tra ricordi vaghi, un po' annebbiati e piccole parti comprese tattilmente, isolate dal contesto ambientale di cui ha solo sensazioni vaghe in base ai suoni ed in cui i suoi riferimenti sono realizzati in rilievo. Entriamo dalla parte del ponte elevatorio, sì. Giusto? Eh sì, un po' di ciottoli. I ciottoli stiamo avvicinandoci, sì. È questa, la spalletta, la catena, bellissima. Bella, avere dei punti di riferimento così è bellissimo. Ecco, qui si sente, ecco, senti che cambia la voce qua. Si sente che entri in uno spazio più basso e la voce che ti aiuta. Non è tanto. Ma qui entriamo anche qui nel. Un po' più. Un cartello qua. Sembra una sud, ma sempre un'atmosfera diversa, sarà anche l'immaginazione, un'ambientazione diversa. Di cuoio forte, anche Vistella. Ah, eccolo qua. Sì. Infatti, che bello. Il cambio di atmosfera sicuro, lo dicevo, ti senti proprio in un altro ambiente. Sarà perché appunto un po' i suoni della modernità non ci sono, per cui hai un'atmosfera. Soltanto che non è di alta montagna, perché sei qua, per cui o è l'immaginazione, come se sei in un castello medievale, ti immagini, però l'atmosfera c'è, di questo ambiente più raccolto, anche se è aperto, però è più piccolo, più misurato. Ecco. Questa è un'atmosfera che secondo me è proprio la dimensione diversa della cittadina dell'ambito medievale con la città moderna, proprio lo spazio uno più dove tutti conoscono tutto e tutti, mentre adesso noi non conosciamo più niente, invece qua è piccolo e lo senti, lo conosci. Ecco, la cosa appunto è avere i punti di riferimento che sono molto importanti, come l'acciottolato, la fontana, la colonna, il portico. E poi i suoni, per esempio questi uccelli che cantano. È questa l'atmosfera, cioè ti senti, diciamo, molto più relazionata sia con la natura che con gli altri, che con le case, ecco, con le costruzioni.
sono più vicine. Il tema di oltre la visione io lo intendo in questo modo, che la nostra storia, soprattutto la storia dell'arte italiana, di cui noi siamo al primo posto nel mondo, e dell'architettura, è bella così, abbiamo creato il bello proprio perché realizziamo qualcosa che soddisfa la nostra visione, ma che contiene la complessità della realtà e di tutto il nostro essere, di tutti i nostri sensi, perché il bello è proprio la realizzazione di una compiutezza, di una completezza di relazione tra noi e il mondo e tra noi e noi, tra l'essere umano e se stesso, tra se stesso e la realtà e tra l'essere umano e gli altri uomini. E questo è quando si riesce a creare la relazione, si crea la bellezza. E questa relazione la riesci a creare se trasformi, tra l'altro la parola trasformare è significativo perché dai forma a una qualità di rapporto, a una qualità della vita che diventa architettura, che diventa arte, che diventa paesaggio. Ecco, questo secondo me è quello che io posso dirvi, che, di cui ho preso consapevolezza con la cecità. La cecità mi ha permesso di dar valore a quello che ho sempre avuto, che però sottovalutavo. E secondo me non c'è luogo migliore che la facoltà di architettura, perché l'architettura è proprio, diciamo, la scienza di dare forma alla qualità della vita e alla qualità dei rapporti umani. La cosa che ho sentito, che però l'ho rilevato un po' nell'ambiente ma anche uscendo, che dentro al castello c'era una dimensione diversa dalla quotidianità, cioè una dimensione un po' romantica, devo dire, io sono romantica, quindi il castello dove si sta bene, dove puoi immaginare il fruscio dei vestiti delle donne lunghe e della damigella che aspetta il cavaliere, in questo, diciamo, vita più lenta, sospesa nel tempo, ecco, questo sì, l'ho sentito dentro, proprio per questa atmosfera un po' racchiusa, no? Dove il vento era un'aria, un'arietta, era un po' fredda, però era comunque un'arietta, i suoni erano tutti ovattati e le voci umane erano molto distinguibili perché eravamo in un ambiente definito, non molto grande, però all'aperto, per cui non c'era il rimbombo del suono, ma le parole e i discorsi delle persone si riconoscevano perché erano, diciamo, dentro un po' vicino a me, e mi piacerebbe che i ragazzi che hanno la vita davanti capissero questo, perché che non devono arrendersi al limite, devono sempre superare il limite, perché è possibile, perché noi siamo fatti per quello. Noi, cioè, il tema oltre la visione è esattamente questo, cioè che cosa fa l'architettura? Va oltre alla realtà, cioè la migliora. L'architettura, secondo me, è una strada maestra per questo. Maestra, perché dall'antichità l'architettura, ragazzi, è cultura mediterranea ed è patrimonio della nostra civiltà. Perché che cos'è l'architettura? È proprio la bellezza, è la storia che diventa bellezza, che diventa patrimonio per le prossime generazioni.